Di Polifemo, l'occhio di Abate di venerdì 24 luglio, una puntata in trasferta, una puntata a Crispiano per valorizzare le risorse del nostro territorio, per far vedere cosa offre il patrimonio naturale, storico, archeologico, culturale di Crispiano. E questa una via da percorrere. Ci siamo incamminati su questa strada, quella di valorizzare le nostre eccellenze, e Crispiano è una di queste. Parleremo, dicevo, di bellezze naturali, parleremo di quanto è prezioso per il nostro turismo, quanto ha di prezioso Crispiano per il nostro turismo. Parleremo tanto di storia, di cultura, come dicevo, e di archeologia. Lo faremo innanzitutto con il sindaco di Crispiano, il primo cittadino, Egidio D'Ippolito, amante veramente del territorio. E lo faremo con gli illustri, con altrettanto illustri ospiti, a cominciare alla mia sinistra dal professor Giorgio Sonnante, docente e studioso del territorio, a seguire il dottor Angelo Castroraro Barba, archeologo esperto di ville romane, il professor Gert Jan Burgers, ordinario di archeologia presso l'Università di Amsterdam, dunque una dimensione internazionale questa di Polifemo. Vanni Ninni, presidente di Assoartisti Taranto e operatore culturale, e dulcis in fundo il dottor Luca Lazzaro, presidente di Confagricoltura Taranto. Come vedete, turismo, ricchezze archeologiche, agricoltura, è il nostro DNA, la nostra origine, quell'origine che la grande industria ha voluto violentare, ma che con la buona volontà, con lo sostegno di tutti, valorizzando le nostre eccellenze, possiamo davvero farcela a far riscattare un territorio sofferente come il nostro. Ci vediamo dunque venerdì 24 alle ore 21 con Polifemo l'occhio di Abate, viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, e in replica domenica 26 alle 14:30. E poi chi ha perso le due puntate non si può comunque rifare, perché c'è il nostro sito www.locchiodiabate.com. Buona visione.